Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi gnocco fritto e panzerotti. È possibile realizzarli con la stessa ricetta, però questa volta li faremo con lievito madre. Per prima cosa ci occorre il lievito madre rinfrescato e raddoppiato, 150 grammi. Nella ciotola mettiamo i 150 g di lievito madre, 300 ml di latte a temperatura ambiente e un cucchiaino di zucchero e iniziamo a sciogliere. Aggiungiamo 500 g di farina zero e impastiamo. Potete anche impastare in una planetaria o nel bimby. Aggiungiamo 20 g di burro morbido e 2 cucchiaini di sale. Formiamo una palla e copriamo con pellicola per 2 ore. Dopo 2 ore facciamo un po' di pieghe in ciotola per dare consistenza al nostro impasto. Facciamo riposare per un'altra ora. Ora andiamo a formare i nostri gnocchi con l'aiuto di farina di semola e mattarello. Possiamo farli a triangoli, strisciolini o quadrotti, come volete. Come vi dicevo prima, con lo stesso impasto possiamo realizzare i buonissimi panzerotti pugliesi e li facciamo come più ci piace o tutti gli ingredienti che abbiamo in frigo. Andiamo a friggere in olio di semi ben caldo, 175 gradi, fino a che saranno gonfi e dorati. Vi assicuro che con la pasta madre sono davvero speciali.
Possiamo condire lo gnocco fritto con rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Lasciami un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao!